Se no, una nuova moda che c'è in questi giorni che vedo al campus sono i succhiotti. Ah, abbiamo la moda dei succhiotti. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di relazioni e abbiamo un ospite speciale, super esperto di questo argomento, finalmente un uomo che ci dà la prospettiva di uomo italiano in Corea. Più o meno. No, più o meno. Ok. Io mi chiamo Alessandro, vengo da Trento. Ormai sono quasi, diciamo, 2 anni che vivo in Corea. Come anno ho vissuto anche in Giappone per circa 7 mesi e poi mi sono trasferito in Corea per appunto studiare all'università. Cosa ti ha fatto scegliere la Corea rispetto al Giappone? È una domanda molto. Mentre studiavo in Giappone, ho conosciuto tantissimi coreani che mi hanno appassionato a venire in Corea. Una volta venuto in Corea, una cosa che mi è piaciuta molto di più rispetto al Giappone è stata soprattutto che le persone sono molto più aperte, molto più socievoli rispetto ai giapponesi e quindi appunto mi sono sentito molto più a mio I agio. coreani sono già un po' più gli italiani dell'Asia, ecco, Quello è vero, infatti poi ok. anche la cultura è molto più simile, secondo Ci saranno queste similitudini anche tra le relazioni? Questo è quello che andremo ad indagare nell'intervista di oggi. Ok. Iniziamo dal principio, il primo approccio. Quindi, tu hai avuto relazioni sia con italiane che con coreane, E giusto? anche con E giapponesi. vabbè, ma qui proprio possiamo fare un'analisi proprio Ok. profonda, culturale, perfetto. C'è la differenza, secondo me, le coreane sono più coraggiose. Quindi può essere che secondo me loro ti approccino per prime. Invece, per quanto ho potuto vedere in Italia, sembra più che deve essere sempre il ragazzo a fare il primo passo. E questo approccio come avviene? Una volta mi ricordo ero in un caffè, stavo studiando e a un certo punto è arrivata una ragazza, mi ha dato un pacchettino di Ferrero Rocher con un bigliettino, me l'ha dato e poi è corsa È via, corsa è via. scappata via. Ho notato spesso che le ragazze fanno magari il primo approccio, Sì. però lo fanno in modo molto discreto, non come magari ragazza lì va a chiederti il numero, come Esatto. stai bella, eccetera. Ma è molto. Più Ci sì, sta. ma io di mio solitamente non vado ad approcciare Ah, ok. così dal nulla. Poi se c'è un'occasione, sai, magari una volta mi era successo che tipo ci eravamo scambiati i caffè io e una ragazza. Cosa vuol dire che avevate scambiato i caffè? Praticamente avevamo dato i caffè, solo che li avevamo dati Ah, scambiati. Esatto, ok. era lo Starbucks. Li avevamo dati scambiati, allora poi sai, una cosa tira l'altra e magari prendi l'opportunità, prendi al volo, ecco, l'occasione. Paragonato all'Italia, nel momento in cui ti conosci, succede che a volte alcune ragazze magari non ti danno tante attenzioni. In Italia solitamente se va così significa che non sono interessate. Qua invece alcune ragazze magari non ti danno attenzioni di proposito per vedere quanto tu sei interessata a loro. Ragazzi, ma le donne sono proprio complicate, qualsiasi posto sia nel mondo. Dopo il primo Ok. approccio inizia la comunicazione e eventualmente si va fuori per il primo appuntamento. Esatto. Come sono i primi appuntamenti? In Corea la differenza con l'Italia? A Seoul c'è molto più da fare, però solitamente qua il primo appuntamento è sempre tipo una cena e poi un caffè, solitamente. Anche per capire l'interesse o no della ragazza si vede anche in base a chi paga il conto. Una cosa che ho notato è che se la ragazza dovesse chiedere di smezzare, di pagare a metà, magari non è andato così Ah, bene. ok. E non c'è mai il caso in cui la ragazza cerca proprio di pagare tutto lei? No, così non mi è mai successo. Cioè, succede magari dopo qualche appuntamento, se vogliono cercare di comunque pagare metà e metà. Allora, un po' più hot questa domanda, Ok, preparati, ok. ok. Anna! Che c'è? Che c'è? Ehi, già tu il grande fratello! Vogliamo vederlo? Assolutamente! Andiamo a vederlo, ok. Amore, questo va detto continuamente, assolutamente! 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 Che succede? Min, cioè, non hai usato Surfshark? Sono 3 anni che ci conosciamo, ti parlo di Surfshark e ancora non hai capito che se vuoi vedere programmi che sono bloccati nella tua nazione devi utilizzare un VPN? Ah! Eh sì, perché Surfshark ti permette di far finta di essere in un'altra nazione, così puoi vedere tutte le cose che sono bloccate dove ti trovi. Puoi anche vedere tutte le librerie di Netflix di altre nazioni. Inoltre, protegge la tua privacy online e quindi impedisce che attacchi esterni infieriscano contro il tuo computer, capito? Capito. Inoltre lo puoi utilizzare sia sul computer che sul cellulare. Lo puoi anche condividere con i tuoi amici e, attento perché Min, c'è l'83% di sconto con 3 mesi gratis con il codice. Lo sai il codice? Versi in Corea. Se ancora non avete scaricato Surfshark, vi lascio il link nell'info box. Torniamo a vedere il Grande Fratello? Ok. Voi continuate a vedere il video.
È mai capitato che al primo appuntamento una ragazza poi cercasse magari di andare a bere e di portare avanti, insomma, perché tipo questo è quello che capita il 90% delle volte che esci per la prima volta con un ragazzo. Ah, ok, Ok, cercano c'è di una cosa, portarti a bere, esatto, sì, un cercano sempre di classico. portarti a bere, alcuni proprio iniziano, sì, andiamo a bere, Sì, cioè il caffè, nemmeno il caffè, già li capisci. esatto. Solitamente diciamo che le ragazze in Corea cercano sempre comunque avere una cosa seria, anche perché tante di Ok. loro si sentono a disagio a fare determinate cose se non sono in relazione. Ok. Infatti, la cosa curiosa che secondo me, anche penso poche ore dopo che sei ufficialmente fidanzato, è ok fare qualsiasi cosa. Però finché non sei ufficialmente fidanzato, Ecco perché le relazioni in Corea in medio durano tipo 3 settimane. che poi riguardo a questa cosa qua ho notato che tipo in Italia ci mettiamo molto di più, c'è molta più pressione in Italia, cioè dire ah sono fidanzato, tutti oddio sei fidanzato, quindi tutti si aspettano che comunque la tua relazione duri almeno qualche mese. Ok, sì, in Corea è il contrario, nel senso se non sei fidanzato pensano che tu abbia qualche problema, Ecco, probabilmente. una cosa ho notato che all'università abbiamo il nostro gruppo di classe su WhatsApp e praticamente alcuni ragazzi compilano questo Google Form che loro mandano nella chat e praticamente magari dicono ah ci sono 5 ragazze di quest'altra università che vorremmo fare un sogeting, si chiamano, che praticamente sono questi specie appuntamenti dove si è solitamente in 8, Sì, sì, 6 o sì. 10, sempre metà ragazzi e metà ragazze, dove appunto ci si cerca di conoscere per poi in caso avere una relazione. Però ci sono stato una volta, Oh, ok, però a me interessante. sembra troppo artificiale, tipo. Soprattutto all'università hanno questa fissa che devono fidanzarsi. E poi anche è importante, secondo me, dividere il frequentarsi all'università dal frequentarsi quando poi si lavora effettivamente. All'università magari tante ragazze hanno questa cosa stile drama, sai, magari vedono i drammi, allora si aspettano determinate cose dai ragazzi. Però secondo me dopo, siccome comunque sono uscito ragazze più grandi solitamente, sulle domande solitamente chiedono sempre, non so, cosa stai studiando, che università fai, poi se lavori. Cioè sembra più basata su, non so, l'aspetto Tipo sociale. curriculum, Esatto, diciamo. esatto. Sì, sì, Qua sì, sì. all'università mi sembra meno basato sul curriculum. Ma allora, quindi durante le tue prime esperienze con le ragazze Ok. coreane, visto che tu hai detto che comunque si aspettavano cose stile drama coreani, eccetera, c'è qualcosa che loro si aspettavano da te che tu non ti aspettavi o che dici, ma dovevo veramente Allora, questa cosa? una cosa che mi aveva sorpreso era stata soprattutto che tante ragazze si sentono considerate chiedendole se appunto hanno mangiato. Tipo, hai mangiato il pranzo, hai mangiato la cena. Era successo che una delle mie ex, per esempio, mi chiedesse, cioè, le chiedevo una cosa del tipo, cosa hai mangiato a pranzo, cosa hai mangiato a cena. E lei però non si sentiva così considerata perché la domanda non era se appunto. Se aveva mangiato, ma Esatto. si vedeva che eri troppo interessato alla sostanza e non al fatto che Esatto. lei avesse mangiato. Esattamente. Quindi non si sentiva così considerata a quel punto di vista lì. Una cosa che avevo sentito anche tanto dai miei amici coreani in Giappone. Mi dicevano che con le ragazze giapponesi loro si sentivano molto più a loro agio perché erano molto meno stressanti su queste cose qua. Invece qua le ragazze, diciamo, hanno pretese molto più alte. Se dai tanto è giusto per sopravvivere nella relazione. Perfetto. Ora ci siamo conosciuti, abbiamo fatto questo incredibile primo appuntamento, è arrivato il momento di fidanzarsi. Come funziona il fidanzarsi in Corea? Ok. Uguale in Giappone c'è questa cosa qui che bisogna per forza dichiararsi. Solitamente dopo almeno minimo 3 appuntamenti, poi magari arriva il punto che loro si aspettano che tu appunto poi ti dichiari. Poi sulla questione anche della skinship, prima della Del dichiarazione, toccarsi. alcune ragazze diciamo va bene se prendersi per mano Ok, prima di essere fidanzate, aiuto, attenzione, prendersi per no, non mano. tutte, non Ah, oh, aiuto, alcune per ok. esempio preferiscono essere fidanzate e poi prendersi per mano. Mi è capitato una volta che Ok. prima si dichiarasse, poi ci siamo Ok. messi assieme ed era inquietantissimo perché cioè, c'era sempre quell'ansia che ci siamo messi assieme ma ci siamo solo tenuti per mano, quindi non Ok. stiamo assieme, Ah, ho capito. ok? Cioè, nel senso, per me sei ancora un mio amico Sì, perché perché non cioè, avete fatto non, niente, esatto, che esatto. differenza c'è?
E quindi siamo andati avanti settimane a uscire Ok. assieme, però non era troppo strano baciarsi, Sì. capito? Invece per fare il passo oltre al bacio, di solito vogliono aspettare, sono loro che magari ti indirizzano un po' per farti capire, guarda Ah. che ho cosa libera. Io non avendo il mio posto, perché sono in dormitorio, quindi ovviamente in Non è dormitorio è caso. impossibile. E in quel caso lì, comunque, solitamente magari il ragazzo deve chiedere se va bene di andare in Ah, hotel. Esatto. ok. Ma è una cosa che fanno anche le ragazze coreane, tipo una cosa che ho notato dei ragazzi coreani in motel, appena vanno a farsi la doccia. Ah, qua sì, lo fanno tutte. Cioè, Sì. che ansia, ma adesso ok, siamo usciti 4-5 volte, però non è che sei proprio... Sì, Cioè, sì. ma saremmo anche fidanzati, però non è che siamo così in Quello è intimità. vero. Cioè, sapere che c'è il tizio che si fa la doccia Doccia, subito sì. lato, prima... Cioè, mi metto ancora più ansia. In Giappone sono veramente a livelli di pulizia del loro corpo D'accordo. estremi. E infatti mi ricordo che, per esempio, una ragazza in cui ero uscita in Giappone, lei proprio diceva di non toccare neanche il letto con quei vestiti Ah, finché non si sia fatti la doccia. Non so se fosse lei, magari. ma in realtà il mio ragazzo è uguale, Ah, cioè non si può distendersi sul letto con i vestiti. Mette ancora più ansia quelle prime volte, perché sai, capito, devi essere portato dalla passione, magari sei lì pronto con la passione. No, dobbiamo farci la doccia, cioè. Ci sono altre cose che ti hanno sconvolto. Le ragazze coreane vogliono chiamarsi e scrivere tanto, solitamente. Si aspettano che tu le chiami tutti i giorni, scriva Ok. tutti i giorni. Anche al lavoro io non so dove trovino il tempo per chiamarsi coi Perché fanno finta di lavorare, fidanzati. secondo me, Ah, molto ecco una cosa spesso. particolare che su Kakao, cioè sul, diciamo, il WhatsApp coreano, praticamente tu hai la fotoprofilo e lo sfondo. Praticamente nello sfondo tantissime coppie mettono questo counter dove ci sono i giorni da quanti giorni sono fidanzati. Ma questa cosa ho visto, la fanno anche gli adulti, tipo. Ti dico che tante ragazze lo vogliono fare per far vedere agli altri che tu sei Ah, fidanzato. certo, E, devi o se no anche pensarci. su Instagram, tantissimi dei miei compagni di classe, quelli fidanzati, mettono proprio nella Nell'avvio. bio, mettono proprio il profilo della ragazza. E anche la ragazza mette nella sua bio il profilo del ragazzo. Se no, una nuova moda che c'è in questi giorni che vedo al campus sono i succhiotti. Ah. Finalmente sono diventati di moda in Corea. Ragazzi, abbiamo la moda dei succhiotti. Almeno, soprattutto nella zona di Shincheon, dove c'è appunto l'università che frequento, ho provato a chiedere e alcuni dicono che sia questo un po' come funzionava in Italia a ragazzini, tipo per far vedere che sei fidanzato o fidanzata. Adesso devo informarmi su questa cosa perché, cioè, questo è un nuovo mondo, i succhiotti, vabbè. Quando sei in coppia, Ok. capita che ti chiedano delle tue esperienze passate o loro raccontino delle loro esperienze oppure Ah, è un tabù? secondo me alcune ragazze, può essere soprattutto quando vanno fuori con ragazzi occidentali, magari alcune di loro pensano che faccia un po' più figo, tipo, sai far Ah, vedere che ok. hanno un po' di esperienza, perché diciamo che c'è questa, secondo me, questo stereotipo che tanti pensano che i ragazzi occidentali siano dei, diciamo, Playboy. esatto. Cioè tra coreani, secondo me le ragazze ovviamente, tipo magari come dicevi anche te, mentono magari sulle loro esperienze, però alcune con gli occidentali, secondo Non me, mentono. magari pensano che faccia figo. E le ragazze che tu hai incontrato, è il loro primo ragazzo occidentale oppure Oh, avevano già avuto altre esperienze? solitamente sì, c'è questa credenza che tipo tu vieni in Corea o vai in Giappone e allora trovi un sacco di ragazze anche se non sei magari carino e così via, ma secondo me non è vero per nulla. Devi sempre avere alcuni standard. Per esempio, le ragazze coreane generalmente non piacciono i ragazzi con la barba. Qua È vero. piacciono i ragazzi puliti, che ci tengono cioè al loro aspetto fisico. Secondo me è anche relativo al fatto, quello che dicevi prima, che le ragazze comunque, soprattutto poi dopo l'università, iniziano a chiederti che lavoro fai, quanto guadagni, eccetera, perché comunque iniziano a pensare più a un È futuro. vero. E un futuro se lo immaginano magari più semplice con un ragazzo coreano, Sì, è vero. perché sanno, ci sono poi delle regole quando ti sposi di solito, magari. Di solito la famiglia del ragazzo che compra la casa, insomma, Appartamento, sì. è un po' più semplice. Adesso, obiettivamente, vivere in Corea sposandoti con un ragazzo straniero che non si è preparato al matrimonio o che non hai genitori che si sono preparati al matrimonio è un po' più complicato. Ok, per tirare un po' le somme, la cosa che ti piace di più delle relazioni In in Corea? Corea è quella che proprio, cioè. Allora, secondo me, soprattutto prima della relazione, la chiarezza, che capisci già in che via
stai andando, ecco. Okay. E poi anche, secondo me, che le ragazze comunque solitamente sono molto, secondo me, dolci, ecco. Ok. E una cosa che non mi piace, non mi è capitata personalmente, però so che a volte si lasciano per dei motivi veramente futili, tipo, tipo regali sbagliati, ho sentito. Magari il ragazzo faceva un regalo, magari non chissà che, e la ragazza lo pensava, ah, ma mi ha fatto un regalo così, allora quindi... non è veramente interessato. Esatto, quindi non significa, significa che non è così interessato. È capitato che qualcuno non mi facesse il regalo. Ok. Perché non avevano abbastanza soldi per comprarmi un bel regalo. Ma ah, che cosa vuol dire? Una torta fatta da te che ti costa 5 euro una torta, capito? Sì, cioè, sì, nel sì. senso, magari non hai soldi per comprare la borsa di Louis Vuitton, però puoi metterti in impegno e farmi un qualcosa che ha molto più valore, sì, esatto, alla fine, esatto. No? Bene, grazie mille per averci raccontato le tue esperienze. Ora sappiamo tutto sulle ragazze coreane. Ci sarebbe molto altro, però. Ragazzi, magari... se volete altre informazioni, fatecelo sapere qui nei commenti. Magari torniamo con la seconda parte. Lasciateci tutte le domande per la seconda parte, che lui è pronto a rispondere. Okay. Bene, grazie mille. Ah, niente, grazie a te. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!